Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Terry ed eccoci qui per un nuovo episodio di FIFA 22 Modalità Allenatore. Sono qui con i Terry della Fiorentina. Oggi giochiamo l'ultimo episodio di questa seconda stagione con la finale di Coppa Italia. È una partita contro il Genoa che già ci ha portato, già sappiamo che siamo in Champions, però confermare il secondo posto o il terzo posto non sappiamo, perché il quarto non so se ci sono i preliminari, non mi, penso di no, perché erano tolti per le squadre dei grandi campionati, però per sicurezza. Puntiamo al massimo risultato. Un Coppa Italia che ci può dare uno scontro fra Immobile e Vlahovic come mio marcatore. E soprattutto abbiamo anche un veloce che è anche assist, ma è pure qui. Non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia Vlahovic fa gol e assist ovunque. Comunque, partita importantissima. Abbiamo messo già a cambiare ruolo sia Gonzalez che Adli. Dobbiamo fare Benvenuti a questa tutti, conferenza possiamo stampa. cominciare La con le Coppa Italia è domande. bellissima. Non so se è quello originale come simbolo c'è la Coppa Italia, ma comunque la finale è importante. Ci sono problemi, è andato duro per essere qui, ho fatto tanti sacrifici, tutti i ragazzi sono straordinari e meritano di essere qui a giocarsi un trofeo importante come la Coppa Italia. E siamo pronti per la Lazio? Noi sempre rispettiamo l'opponente, siamo sempre noi rispettosi dell'avversario, sapendo che però abbiamo le abilità per fare davvero un risultato. L'Inter è di ieri. È di ieri. Ah, ok, your team find consistency. Contro la consistenza, e loro davano duro. I ragazzi davano duro, danno sempre 120%, quindi non posso lamentarmi della loro forza morale e fisica. Grazie a tutti, e arrivederci e Bene, la vaffanculo a tutti conferenza. quanti siete. Comunque, ora ci tocca affrontare la Lazio con gli esterni stanchi. Quindi, avendo lo Bamba che è feroce, la trovata se vuoi veloce, mettiamo freschi. Però non vorrei Bonan. Tu come stai con la città? 83, 88. Lo puoi fare esterno? No, non è per niente nessun ruolo. Quindi mettiamo qui Boscalli oggi. Anzi, mettiamo Bonan, va, voglio mettere Bonan da ufficio sul ragazzo. E chiudo in panchina ovviamente il buon Noscal, ci mettiamo il buon Vare, il buon Caglion, oltre a lui si mette un po' di spazio sul ragazzo. Spero che potremmo darci, non lo spero tantissimo. Lui può fare anche l'esterno, lo può fare terzino, non vi preoccupate. Questi sono i nostri uomini, Mine ancora titolare, al posto di Gonzalez, che sta andando a fare il suo nuovo ruolo. E andiamo a affrontare la Lazio che anche lei è un po' stanca, però dei giocatori come Pipe Anderson, Bamba, che sono quanto ostici, è Immobile che è sempre Immobile. Sono davvero euforico. Penso ancora a vittoria contro l'Inter, e siamo qui a San Siro, dove la nostra squadra ha fatto un ottimo risultato contro l'Inter, un gol di metà all'ultimo secondo. Salve a tutti, salve a tutti. Siamo qui. Guarda che bello Dušan lì che fa, sono io la via. Vuoi che sa, Well, no sono doubt anche about io, it, the eh. nerves have been jangling in the La last few fortuna è che days, Kid è but very tornato soon the ovviamente wait will gratis, be over. cioè. I'm Jeff FIFA che Gray, fa joined by i prestiti Stuart ma non è di. Robson in the Io commentary non ho box, riscattato, and però we're ancora. just seconds away Guarda from Chiesa. kick-off in what promises Guarda to be a Vlahovic. thrilling La palla final. per Vlahovic che subito può It chiudere lì, ma chiude sta coscia might be. Oh, he molto bene. saves Tiro it. un po' Well, it's fiacco, looked devo from dire, the di key, but that could Vlahovic, eh. really top the danger. Uioioioio. Tutta questa cosa. No. Che okay, Agostino, che palla vola, schiacciata. Rago, qui ero mio con Maino, ok, però guarda che come reagisce al tiro, la schiacciata, gli ha dato lui e quello è lì, perfetto. 4 gol bell'handicap, è 1-0 per la Lazio. Vediamo anche se partita, dai, su raga, prendiamo anche se partita, che già mi manca solo questo, mi manca. Accetta bene, guarda lì Maina, guarda Maina che è velocissimo, con lui, Maina, entra in aria. Sta lunga il palla, però qua dietro per Vlahovic. No, perché a Vlahovic non te la dà sempre quello più dietro. Stavolta no, da Vlahovic lui non esce. Ah, tira in porta, mamma mia. Oggi ovviamente sfortunati, riduce un Vlahovic. Sì, bamba, va a farti passare da parte. Neanche in fallo. A noi come volare Vlahovic niente. Lui un tocchettino già a fallo. Bravo. No, a lui perché? Vai a me così. Corri in pallo, vai da Chiesa, guarda Chiesa. Bellissima palla, no. Perché mai non sembra non corre oggi? Che fortuna però, sempre veloce nel pallone, c'è il gol.
Ma che fortuna, ogni palla va sempre a loro, che sono sempre presenti in attacco, però che cavolo. Doppietta di Milinkovic Savic, oh doppietta. Guarda Vlaovic, guarda Vlaovic se ne va tutto solo, ma non si può fermarlo, Vlaovic. Un po' tirare, e vabbè, ha fermato, ma come ha fatto? Marusic, non è un acerbio, un altro giocatore. Marusic, che per sentire un terzino più che altro. Beh, questo multiverso, ma non c'è nuovo Van Dijk. Dai, però, che sfiga! Oh, 3-0, non ci posso credere. Ma va, cagà. Cioè, guarda, qui fanno il foto Almada e quello. Buono, no, stavolta buona, non si sta stavolta buona, lasciala questa. Dai che tua chiesa. Vabbè, vero, dai, si passa sopra anche a tocchi il pallone, ma dove? Guarda qui i rimpalli che tutti rivincono. Non ci posso credere. Cioè, troppo, troppo, dai, troppo. Non scherziamo ora. Non scherziamo, troppo. Allora, metti fare un po' più stretto. Un po' più. No. Ok, un po' più stretti. Cioè, però, sotto qui non mi piace che loro vengano rimpalli, vinco tu i rimpalli ogni volta, che cavolo. Cioè, la cosa brutta è proprio questa di questo gioco. Quando una squadra deve vincere, punto. Già con l'Inter ho fatto un miracolo. Stavolta no. Stavolta vanno più diretti, il gioco va più cattivo. In un fine capitale che è importantissimo per noi, eh. Se aspettiamo il cavo di pallone, non ci arriva, è in porta, raga. Oh, muovetevi, culetto. Quarta che lascia di Zaccani, che adesso è un quarta. Guarda, dai, mi è fatto un momento che non volevo fare io così. Ha fatto un altro movimento solo per fare in modo che Zaccani rubasse il pallone. Guarda i Biraghi. Tremendous vision. Certo. Parti Maina. Parti Maina gioia. Parti. Vabbè, scande già lì. Non può essere più veloce di Maina. Dai, su. Guarda. Lo tiene. Lo tiene. Credo che basta per farmi impazzire a me, però. La vice è tua, bravissimo Dushan. Cioè, anche quando abbiamo in vantaggio, i loro difensori corrono più veloci dei nostri. Non è fuori gioco. Bene così, diciamo. Rubi il pallone, bravo. Basta che tirano il pallone, però. Sono tutti in difesa. Ma che chi? Torno. Ultimo cambio. L'ultima speranza, ci speriamo questo l'instrument quartista, mi piace per Gonzalez che è un po' giocare per coso, per Caglione. In questo caso io non posso aspettare ovviamente. Dammi Milenkovic, dammi, che mi ha dato tutto lui, maledetto, mi ha dato tutto lui, maledetto gioco. Entro il Mr. X, ma è nero. No, 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 no! Ma che cosa devo dare, replay? Ok. Non così, meno male che quello non ci arriva. Vedi che corri. Neanche un po' di fortuna ci viene. Rigore. Rigore. Pia la palla, ce la fai? Sì, certo, non pia la palla. Sta ancora risultando. Gonza 3-1, ancora risulta. Partita orribilante. L'ultimo di Caglione, così no. Mi spiace. Volevo far entrare lui magari sul 3-0. Mi ce la fanno fatto con il 3-0 a me. Dai, e vabbè, non c'è neanche più un fallo. Vado a chiesa. E vabbè, ci sono due gol lì che ci ferma. Pure il portiere. Ne voglio chiesa. Dona la provvidenza. Sempre uno dei loro. Qui sono in fuori gioco grandissimi. State fermi lì, aspetta il pallone, mi raccomando, fermi. Che calopali, stai fermo lì, guarda. Guarda lì, tu sono stati alla Lazio e questo è ancora lì. Stai iniziando ad entrare ora. E finisce qui. Finisce così. 3-1. Ci posso credere. Doppietta Menico, c'è gol di. Non ho parole. E la Lazio vince, batte. Coppe, poi niente oggi quest'anno, eh. Niente, dopo.
Dove facci perdere? Grazie per averci concesso. Sto cadendo sotto perdere. Rispondere alle nostre domande. Sì, sì, la grande pressione, sì, è stata quella. È stata proprio quella. Adesso siamo di noi. Con una squadra così forte non c'è niente da fare. E allora, cosa per performance? È stato un buon giocatore, vabbè, ho fatto bene, è stata una giocata brutta, diciamo, difficile. Mettiamo una cosa, un po' di sfortuna, va. Gran giocatore. Questa good play, vediamo se possiamo annunciare a strappare la Lazio. Veramente, stavo uscendo dalla Fiorentina con Cacchere insieme, non sarebbe male avere così. Che c'è? Cacchere è un gioco da pro, si occupa. I soldi entrano. Quanto? 1.500.000. Beh, voglio dare lì proprio da Lazio. Sesta e comincia a colpire la contro. Sì, la Finlandia è uno dei miei. Ma il sogno della mia vita. Finlandia nel cuore, è uno dei piccoli sogni di allenare la Finlandia. Che succede? Young Academy. Allora, Cook, Ferreira e Gagnon. Ferreira, Cook e Gagnon. Cook. Non lo so. Ferreira è assolutamente in prima squadra. Gagnon, 5, cioè se non ce l'ha come esterno fa proprio cagà. Vediamo se può fare un altro ruolo, magari. Lui quanto è alto, non ce lo dice, però Wickfoot. Buona discreta velocità, shooting scarso, tripping. Ma sai che può anche andartene, ma Gagnon. Cioè Gagnon. Cioè Cook e Gagnon. Sinceramente. Non ho tempo con voi a spendere, va. C'è questo Craig che deve essere un buon giocatore, 92, è stata serie di overall, anche Morgan. E penserà a quelli lì, va, per favore. Per favore. Lui è contento. Ok. Questa partita. Io quasi me la assumerei. Farà un episodio molto molto breve. Potremmo anche mettere tutta la partita della Coppa Italia a fare, che è veramente stata una partita assurda. E va bene così. Può far giocare anche le seconde linee. Non giochiamo i tolai, giochiamola. Perché sono posto importante. Andiamo a simulare questa partita. Vediamo un po' che succede. Col Genoa per stare in teoria facile, siamo anche in casa. Non c'è il bug di fuori casa che in teoria è stato risolto. In tempo in teoria tutte queste cose. Vediamo un po' che sarà la Fiorentina. Intanto di Caio con il numero 7. Che ci lascerà presto. La squadra che ha tanto, c'è tanto in quella squadra. Però i titolari, sicuramente si diminuiranno un po' questo campo. Perché Fofana è fisico, ok, ma poi manca un po' la tecnica che può avere Cacchere. Magari prendo un minico di Stavici lì come grande Coppa Champions, può lasciare Vlahovic, Maina e Chiesa. Hanno una squadra così completa. Dietro quarta, vediamo un po' come va a finire, ma buon giocatore li vorrei vendere per fare casa, fare soldi. Sperare che ci arrivano tanti soldi. E così pensare a fare una squadra da Champions. Perché magari può fare, ho visto che può fare bene Fofana. Ha dei limiti. A sinistra avremo in teoria Keita da provare, o Sobiraghi, perché se me penso che una cosina non fa tanto bene. Rensch se cresce ancora un poco è un buon giocatore, c'ha velocità, c'ha inserimenti, questo è molto buono. Almada è quello che è, l'attacco è stellare. Migliorare un centrocampista forte, un difensore che potrebbe magari essere meglio di quarta, fare un level up ancora, un altro level up, e poi pensare alla panchina. Esterno alto di destra, e penso basta, perché se riusciamo a trovare il terzino buono pure in Keita siamo completi in panchina. Non c'è una zero, io andrei su, non voglio andare lì però. Beh, riconosciamo la partita con Caglion. O da Fofana? O del buon José María Caglion? No, José María. José María. Sembra scoppiettare nei suoi piedi. Vlahovic, che attacco per Fofana che era buono. Vabbè, andiamo già al risultato. Voglio dare risultato. Vinciamo 1-0, va bene. Tutte con Zara si dice così. Il Juve batte l'Udinese, l'Inter pareggia. Quindi è sempre buono. Cioè, siamo sempre stati belli secondi terzi, però meglio così.
punti dal Napoli, 3 punti dal Napoli. Davvero un peccato. Se un sogno per te, ma spero che fai bene, se no ti caccio subito. 95 milioni, che dovrebbe entrare, mi sembra, però 5 milioni sono tanti soldi. Spero che la dignità ci dia almeno 90 milioni, almeno questi. E allora, contratto di Morgan, se ne va, spiasse. Ah, ci ho riso, grazie. It's all worked out well. I'm not sure. I'm just glad you came. Ok, sono felice di venire qui. Vengo c'è un sente uno dei difensori su cui puntare il prossimo anno forte. Può puntare forte su di lui. Chi se ne va? Rahui. Ciao Rahui. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Rahui. Un po' amaro questo secondo posto, devo dire. Se non c'erano problemi della dirigenza, dei cari, coalizione, antiterri. Gray è pure un buon giocatore che andremo quasi a promuovere. È un buon giocatore, così come anche Ridley Scott, il nostro regista. Lui Cam, Gita. Io promuovo entrambi. Sì, promuovi. Ah, non c'è spazio. Vabbè, lasciamo stare. Guardando la squadra, dobbiamo fare tanti bei tagli. Allora, questo titolare è ok. Lui, secondo portiere, Smaili. Vediamo cosa farà. Deve tornare Ferreira. Esterno sinistro. Lui si andrà a provare. Poi il buon Rasmussen. Transfer list. Allora se ne va. Conso ok. Vanno in Braga. Lo dovremmo vendere. Già in vendita. Scalli. Vediamo un po' se di venderlo. Varga. Transfer list. Ma dove scadere il contratto. Bell. Transferisce poi lui. Tutti in transfer list. Rassi dovrebbe essere un altro sacrificabile. Poi apre, vediamo un po' il prossimo anno. Diciamo che i soldi non entrano tanto. Se cambiamo ruolo a Gonzalez, a Maina, soldi entrano tantissimi. Quindi dobbiamo fare cassa con quello che abbiamo e sperare che la dirigenza paghi. Insomma, pertanto Gonzalez torna a essere esterno. Manager MS, grazie. Grazie. E allora, il buon Gonzalez 3 diventa 83, beh, ce l'aspettarselo. Ed è che voglio migliorare più i passaggi. Si è completo che i passaggi filtranti ci servono anche poi il tiro. Va bene così. Anche Barley. Andiamo un po' da 79 a 80. E allora, se volete migliorare non il tiro, ma support wing, quindi visione, crossing e short pass. Oppure semplicemente un playmaker largo in generale. Vediamo poi succede così. E allora. Aldair prestito 2 anni, buon Aldair. Potremmo accettare per ora, vediamo un po', cosa potremmo anche richiamarlo. Lui ha accettato da Bennett, anche buon Ranieri. Speriamo un po' se spero se ne vada Ranieri. Spiace ma è così. Rimi about this, ok. E Rasmussen. I can't say I'm unhappy about it. Okay, no, è sorpreso, ma non è dispiaciuto di questa decisione. Meglio così, meglio così. Raui, vai. Dove sono i contratti? Noi perderemo i titoli da Raui e Caglione, però rimane lì anche Varga. Dove ho preso per riempire un po' la rosa, per avere qualche giocatore in più, ma mi sono pentito amaramente di averli presi, sinceramente. Kin 2 e mezzo, ok. Hello, no way. Non serve mai in Norvegia, eh? Con il buon Allan. Io così. Aspetta un attimo, aspetterei. Ad in prestito. Se è andato. Bene, è venduto. Non dice una cosa, c'è molto tempo ancora. Vediamo un po' se riesce ad andare la prossima stagione. Sì, lo so, io voglio darlo via a Raku, non hai capito, gioco, voglio darlo via, non vuoi fare la rescissione perché lui se ne va per, proprio, senza pagare niente. Già sai, l'ho pagato. Allora, ritorna McNult, Adams, Ranieri, Nastasic, l'altro ritorno, Malè, Igor, se ne vanno. Tanto devo andare, fine stagione. Spero che la dirigenza non mi cacci, eh.
Speri no, spero. Perché i piani ci sono per fare una grande squadra. Le basi sono pure, manca qualche colpo per completare la squadra titolare. E soprattutto la panchina, lì è. Ci sono dei buoni, però voglio di più, voglio una panchina che mi dia più scelte disponibili, diciamo. Se io faccio un cambio gioco lo posso fare. Lo tuo è magari simile al mio modulo, come gioco io. Comunque, partiamo con la scelta della amichevole. Qui c'è Borussia e Everton. Lì c'è Spurs, Arsenal, West Ham. Qua è più soldi, più fattibile, mi sembrerebbe. A parte l'Ipsia e l'altra squadra, perché è il club. Ok, South America, ok, vediamo un po' come sono entrati. Che sono entrati quei soldi? 88 milioni. Si parte allora, partiamo subito con una, mettendo subito in vete che mi devo vendere. Dove rimangono? Baldé da provare, Ferreira da provare, Ismaili, proviamo a venderlo ora, così come anche i Piraghi. Vediamo se riusciamo a venderli. Quarta, Nastasic, transfer lease, Ranieri, transfer lease, Igor, transfer lease, McNeil lo teniamo, Van de Beek, Braga, transfer lease, Rasmussen, transfer lease, ok, Scalli si vende, e poi Varga, ancora è lì, Adams no, voglio vederlo com'è questo ragazzo, Castrovilli. Potrebbe essere un sacrificabile, sinceramente. C'è anche Franks 63 che può. 1, 2, 3. Tu te ne vai. 4, 5 e 6. Bell. Non andiamo in prestito, penso sia più facile darlo in prestito. Penso. Almada rimane. Monti è andato via. Apekan Linsen Tolari. Cameron. Transfer list, Gray lo teniamo, Adli ok, Maino ok, Chiesa ok, Uwe ok, Couto, transfer list, Favre, transfer list, Aldair se ne andrà perfetto in prestito, Rodriguez, transfer list, Kruger, un teatro, transfer list. Vediamo anche ora i con date scadenza, sono tanti, 5, 6, 7, 8, 9. Li farò tutti fuori listatore che voglio che tutti siano almeno un anno in più, così che le offerte siano un po' più alte. Ma comunque, ragazzi, siamo qui l'episodio di oggi. Una Fiorentina che punta in alto e secondo me il colpo Champions potrebbe essere Milinkovic Savic, un giocatore che mi piace tantissimo e che in mezzo al campo può darci quel quid in più che ci manca. Secondo me uno come Sergei farebbe il nostro caso, il nostro 68 milioni, non costa neanche tanto. Andiamo alla lista e poi vediamo un po' il prossimo episodio di Paragenzi e cosa vogliamo fare per puntare a fare una squadra forte. Ripeto, le basi ci sono e come? Bisogna mirare un po' terzino sinistro, terzino centrale e centrocampista, mirare un po' il livello e la panchina che deve essere a quanto soddisfacente, diciamo così. Noi finiamo qui l'episodio di oggi, spero vi sia piaciuto, in caso vi lasciate un like, a commentare, di la vostra. In caso non abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche nei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove fare live, e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, prossimi terry, passo e chiudo.